Ora 12, 20 marzo 2012, ci troviamo davanti all'allevamento Green Hill di Montichiari sul colle di San Zeno. Ecco, qui si sono incatenati all'ingresso dell'azienda alcuni attivisti del coordinamento Green Hill. Ecco, abbiamo qui un amico che adesso ci racconta da che ora è che sono qua. Sì, questa mattina dalle 7:30, come potete vedere dalle immagini, alcuni attivisti e attiviste del coordinamento Fermare Green Hill si sono incatenati con un lucchetto al collo alle grate dell'ufficio dell'allevamento Green Hill. Questo è uno degli ennesimi atti di protesta, di azione che mettiamo in atto per la chiusura di questo posto e soprattutto anche per far conoscere una realtà scomoda, una realtà segreta che è quella della vivisezione. Una realtà di cui si sta parlando in Italia, per fortuna, anche grazie alla nostra campagna, anche grazie alla mobilitazione che c'è stata. Una realtà che uccide 1 milione di animali ogni anno, solamente in Italia, in laboratori universitari, pubblici, militari, laboratori di tossicologia, farmaceutici, tutti i tipi di animali. I cani sono solamente una piccola parte, ovviamente sono quelli che fanno più empatia, ma ci sono tantissime specie animali, nessuna si salva e tutte sono vittime della scienza, vittime della vivisezione. Noi siamo qua oggi in nome di tutte queste vittime, in nome delle vittime di questa scienza che è un inganno, e le vittime sono anche gli esseri umani che a loro volta diventano cavia dei farmaci che vengono messi sul mercato e poi si rilevano dannosi e fanno delle vere e proprie stragi. E in Senato cosa sta succedendo? In Senato dovrebbe essere approvata, votata tra un paio di settimane, gli emendamenti sulla direttiva europea sulla vivisezione passata a Bruxelles nel 2010. In Senato in questo momento stanno voltando le carte, stanno togliendo quel poco di positivo che c'era in questi emendamenti. Tra questi passaggi positivi era rimasto solamente il divieto di allevamento di cani, gatti e primati per uso di vivisezione in Italia, e sembra che grazie alle pressioni della lobby della vivisezione lo stiano togliendo. C'è una forte mobilitazione ovviamente per evitare questo, ci saranno proteste qui da Green Hills, proteste a Roma, e faremo in modo che ciò non accada. Ecco, queste catene che i tre attivisti si sono messi attorno al collo non sono facili da togliere, no? Sono le stesse che c'erano quando erano incatenati davanti a San Raffaele a Milano? Sì, sono dei lucchetti per bicicletta rigidi che non si possono tagliare altrimenti che con un flessibile, ovviamente un'operazione rischiosa fatta vicino al collo di una persona, per questo vengono utilizzati da attivisti in tutto il mondo per fare in modo che delle azioni di disobbedienza civile possano durare il più possibile. Ok, grazie. 20 marzo, ore 12:17. Vengono tolte le catene dopo quasi 5 ore.